Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati, prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di sicurezza. Siamo a Pescara anche alla luce dell'ultimo drammatico episodio. I cittadini del centro di Pescara scendono in strada, lo hanno fatto questa mattina assieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari per chiedere più uomini delle forze dell'ordine in strada. Vediamo il servizio. Pettinari, si torna a parlare del problema sicurezza a Pescara, mai come oggi insomma un problema che torna drammaticamente alla ribalta. Beh, intanto io che da anni parlo di criminalità e di emergenza sicurezza, oggi non mi stupisco, ma non voglio neanche parlare dagli ultimi casi, partire dagli ultimi casi eclatanti, perché l'ultimo caso è un omicidio, se ne occuperà la magistratura, va bene. Il problema è che a Pescara c'è un'emergenza sicurezza ormai da anni, non dichiarata e non decretata. Qui abbiamo delle sacche di illegalità diffusa e dei quartieri caldi a partire dalle periferie, ma non solo Ferro di Cavallo, Fontanelle, Rancitelli, Borgo Marino, San Donato e quant'altro. Nelle zone centrali, in alcune ore della giornata, proprio qui nei portici di Piazza Salotto, nella vicina Piazza Santa Caterina, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele, nella famigerata area di Risulta, voglio dire, perché di notte diventa una famigerata area di Risulta, i cittadini hanno paura perché almeno si registra un'aggressione al giorno, bastonate, aggressioni sulla Riviera, quindi è una microcriminalità, c'è un popolo dimenticato e lasciato completamente in abbandono che viene taglieggiato quotidianamente e continuamente. Io che cosa sto chiedendo da tempo? Che si vada a decretare l'emergenza sicurezza. Oggi qualcuno dice c'è emergenza sicurezza, dobbiamo scrivere anche al Ministero. L'emergenza sicurezza andava decretata almeno 1500 giorni fa, decretare l'emergenza sicurezza lo deve fare il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, all'interno del quale siede anche il sindaco di Pescara, unità fisse di polizia laddove ci sono le zone calde, nella centrale di spaccio più grande della regione Abruzzo che attrae criminalità, tipo Ferro di Cavallo, Rancitelli, non so, là ci vogliono unità fisse, in altre zone ci vuole l'operazione strade sicure per dislocare più pattuglie e un ausilio con i militari. E poi un'altra cosa, mi si consenta, posti di blocco, io voglio vedere la mia città cinturata, è una città non sicura, lo vado dicendo da troppi anni, oggi cominciano a dirlo anche gli altri, è troppo tardi, mi fa piacere che qualcuno si è svegliato da un lungo sonno, ma è troppo tardi, quindi si faccia subito, si faccia presto, perché soprattutto qui in centro, nella parte centrale della città, tante persone hanno paura. Restiamo in argomento, parliamo ancora di cronaca e sicurezza, sempre a Pescara, piantonato a vista con vigilanza armata, e quanto è stato previsto durante la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per Luca Cavallito, il 48enne ferito nell'agguato del bar del parco a Pescara due sere fa. Si tratta quindi di una misura di sicurezza rafforzata per Cavallito, che è tuttora ricoverato in terapia intensiva. La misura è già operativa per quanto riguarda il movente, gli inquirenti sono ancora al lavoro. Indagini che proseguono anche su un terzo telefono cellulare trovato vicino al corpo di una delle due vittime. Lunedì sera non è escluso che lì sopra ci possano essere tracce, magari contatti o messaggi per ricostruire l'accaduto. Intanto sarà effettuata con ogni probabilità domani l'autopsia sul corpo di Walter Albi. L'incarico è stato affidato al medico legale Ildo Polidoro. Cambiamo pagina, parliamo di sanità. I sindacati CGL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro ai vertici della ASL di Pescara, incontro che si terrà domani per affrontare le criticità che riguardano in particolare il pronto soccorso dell'ospedale civile Spirito Santo. Vediamo. Di Giovanni, fra poche ore ci sarà un incontro tra i sindacati e i vertici ASL di Pescara per parlare delle problematiche soprattutto inerenti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Questo incontro ci sarà domani, avete voluto fortemente incontrare i vertici della ASL per manifestare insomma quelle che sono le problematiche che attanagliano proprio il pronto soccorso. Sì, hai detto bene, le problematiche che attanagliano il pronto soccorso sono impellenti e devono senza ombra di dubbio
dubbio trovare una soluzione con naturalmente l'apparato strategico, i medici responsabili del pronto soccorso, dell'emergenza e quant'altro, insomma tutti quelli che sono deputati a risolvere queste questioni, perché ci sono liste di attesa incredibili, ci si reca al pronto soccorso e si è lì a 9, 10, 12 ore, molti vengono lasciati presso il pronto soccorso per 3 o 4 giorni e quindi è evidente che c'è un problema, c'è una criticità che bisogna assolutamente risolvere. Avete però ottenuto già delle risposte importanti dall'ASL di Pescara per quanto riguarda invece altre problematiche? Sì, devo dire che unitariamente con le altre organizzazioni sindacali e anche per l'apertura della ASL e devo dire con la Regione Abruzzo abbiamo trovato alcune soluzioni importanti che erano quelle appunto della proroga sino a dicembre 2022 di quei contratti a termine che erano in scadenza a giugno 2022 e in più si è sbloccato finalmente quanto all'indennità di produttività per le lavoratrici e i lavoratori della sanità di Pescara. In generale, Di Giovanni, allargando un po' di discorso, resta la questione della carenza di personale un po' in generale? È evidente che noi stiamo parlando di contratti a termine che scadevano in giugno e sono stati prorogati grazie alla nostra azione, l'azione sinergica che è stata fatta con le istituzioni fino a dicembre 2022. È evidente che stiamo parlando di oltre 300 dipendenti, quindi siamo quasi vicini a 400 ed è evidente che questi 400 hanno bisogno di essere stabilizzati per risolvere quelle criticità a cui si faceva riferimento. Cambiamo ancora pagina, residenti ma anche turisti italiani e stranieri. Grande successo ad un anno dall'apertura per la spiaggia senza barriere di Montesilvano. All'interno è possibile trovare tutti i comfort per abbattere la disabilità. Ce ne parla nel servizio Stefano Recanati. Si avvicina a uno dei periodi più importanti della stagione balneare, siamo quasi al Ferragosto, ma a Montesilvano c'è già chi sorride, parliamo della spiaggia che è accessibile a tutti, questa spiaggia importante, fortemente voluta da Claudio Ferrante. Sì, è voluta da Claudio Ferrante, mi permetto di dire anche che grazie alla volontà fortissima del sindaco Ottavio De Martinis e dal mio braccio destro, se mi permettete, il consigliere comunale Manganiello. Abbiamo fatto una grande squadra e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbattuto le barriere culturali e architettoniche e abbiamo realizzato un sogno. Grazie a questa idea Montesilvano è diventata prototipo nazionale, non esiste un'altra spiaggia come la nostra e abbiamo dimostrato che la disabilità si può totalmente azzerare abbattendo in questo caso le barriere che l'ambiente ci pone. Se è vero che queste persone speciali vivono di emozioni, il mare che dà spesso emozioni, ecco, che il connubio si unisce, lei parlava di ragazzi che purtroppo vivono questo dramma e dopo 20 anni scoprono la bellezza del mare. Grazie per questa domanda, è proprio così, noi abbiamo persone che vengono da tutta Italia ma anche dall'estero, dalla Germania, dalla Svizzera e ci trasmettono delle emozioni grandissime, persone che si sono fatte 1500 chilometri e sono venute a trovarci, hanno goduto della spiaggia e poi quando una mamma ti dice sono 20 anni che non riuscivo a far fare il bagno a mio figlio e ora guarda quanto è felice, siamo arrivati ad un segnale, siamo arrivati ad un obiettivo grandissimo, no? Che è quello di davvero di consentire a tutti di godere del mare, poi basta davvero poco, basta sgretolare le barriere culturali, appunto. Cambiamo ancora pagina, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si stringono i tempi per la realizzazione della cittadella della cultura a Chieti. La regione ha aumentato i fondi a 6 milioni e mezzo per il trasferimento della biblioteca De Meis e così la città vedrà valorizzata la sua vocazione culturale. Selena Secondi. Approvata in giunta la riqualificazione per la cittadella della cultura a Chieti, dunque un progetto che si aspettava da tempo e che vedrà di nuovo a Chieti un polo dedicato interamente alla cultura. Sì, credo sia un risultato importante per la città, un accordo di programma che andava in giro dal 2015 su delega del Presidente Marsilio che mi ha fatto seguire questa pratica con il suo costante interessamento. Siamo riusciti tra un po' di difficoltà che sono nel frattempo nate in quanto l'università che all'inizio aveva deciso di mettere su all'ex caserma Bucciante, quindi alla Villa Comunale di Chieti, una facoltà umanistica, con
il nuovo rettore diciamo, è tornato un pochino sui suoi passi e ha ridotto l'investimento da 10 a 5 milioni. In più c'è stato il famoso passaggio delle consegne di funzioni amministrative con la famosa legge del Rio dalla provincia alla regione, insomma una serie di difficoltà che però hanno visto poi a un certo punto l'interessamento importante da parte del prefetto che ha indetto una serie di riunioni. Siamo riusciti ad arrivare alla quadra perché altri 5 milioni sono arrivati da parte del commissario Legnini per la sistemazione sismica. La regione Abruzzo ha rimodulato il proprio progetto con il trasferimento della biblioteca dei Meis dall'attuale sede dove paghiamo un affitto piuttosto pesante dal Teatro Sender sempre qui alla Città della Cultura, e la sovrintendente, l'ex sovrintendente, la dottoressa Mencarelli ha assicurato l'apertura da parte della sovrintendenza della direzione musei. Quindi un risultato importante, mi permetto di aggiungere, che completa un percorso perché dalla Civitella passiamo poi alla caserma Pierantoni, dove anche lì è stato fatto il bando per 150 posti universitari. Quindi insomma la città con questi due progetti comincia a disegnare un percorso diverso da quello attuale. Prossimo step sarà la sottoscrizione dell'accordo tra il Demanio e la Regione. La dottoressa Narni, in rappresentante del Demanio, e il dottor Sorgi, in rappresentante della Regione Abruzzo, hanno sottoscritto la famosa concessione che permetterà di fare il bando, perché entro il 31 dicembre bisogna avere l'aggiudicazione. Quali saranno le fasi successive? Le fasi successive sono aprire i cantieri, perché è la fase più importante, bisogna fare immediatamente il bando e arrivare alla definizione, quindi all'aggiudicazione. E poi i 2 anni per la realizzazione. Anche per l'estate 2022 è tornata oggi la manifestazione intitolata Tipici da spiaggia, l'appuntamento curato dalla SIB Abruzzo e dalla FIPE, Confcommercio di Pescara, in questo caso per la valorizzazione delle eccellenze abruzzesi sulle nostre spiagge. Valorizzare il prodotto locale a chilometri zero, questo è l'obiettivo di Tipici da spiaggia, l'evento SIB, FIPE e Confcommercio di Pescara, che vuole offrire a bagnanti e turisti ospiti nelle nostre spiagge i prodotti tipici della terra abruzzese. L'evento è stato presentato questa mattina a Montesilvano presso lo stabilimento balneare Conchiglia Azzurra alla presenza del presidente regionale della SIB Balneatori Riccardo Padovano, nonché presidente della Confcommercio di Pescara. A chilometro zero perché ci siamo avvicinati al mare, così cerchiamo di metterci anche miglio zero, il prodotto tipico locale, cerchiamo di favorire tutti i prodotti naturali in modo che i nostri bagnanti assaporano i prodotti tipici. Oggi ci sta qui questa bella manifestazione, ha visto una grande curiosità, una partecipazione dei bagnanti, ciò che significa che noi dobbiamo portare i sapori anche come strumento, anche i sapori, la parte culinaria è un argomento, è un prodotto turistico che va valorizzato. Per i produttori agricoli è una grande opportunità, infatti l'iniziativa di oggi di aprire qui il mercatino del contadino è da espandere su tutto il territorio abruzzese. Come primo esperimento l'abbiamo fatto oggi a Montesilvano, ringrazio la Conchiglia Azzurra, i fratelli D'Orazio che sono molto partecipativi, il sindacato italiano balneare in questo momento, in questo istante è sulle Marche, sull'Abruzzo, sul Molise e sull'Emilia Romagna, stiamo ripetendo l'iniziativa a livello nazionale, noi cerchiamo in tutti i modi per favorire sempre più il prodotto tipico italiano. Uno dei motivi per cui diciamo che le concessioni balneari devono rimanere agli italiani e alle piccole e medie imprese. I tanti turisti presenti oggi in spiaggia Padovano hanno potuto degustare l'olio abruzzese, il pomodoro della nostra terra e tanti altri prodotti, frutta, verdure, insomma è anche questo il modo per attrarre turisti nella nostra regione. Certo, è quello che voglio, che noi predisporremo per l'anno prossimo, abbiamo parlato con l'assessore al turismo Damario a Francavilla e sta presentando anche lui al Paese questa iniziativa qua, ho parlato con Imprudente perché dentro gli stabilimenti balneari vorremmo creare un corner di prodotti tipici locali, dell'olio, del vino, del peperoncino, tutto quello, dei peperoni dolci che si mettono per seccare, sono prodotti nostri naturali, importanti da valorizzare e da promuoverli.
E ora parliamo di eventi estivi, delle manifestazioni che caratterizzano le serate in Abruzzo. Più di 3.000 persone hanno infatti invaso ieri sera Silvi per la prima edizione della Notte Blu dell'Adriatico, organizzata dal Comune di Silvi, assessorato al turismo, con la collaborazione delle associazioni di categoria degli esercizi pubblici e dei commercianti. Già dall'ora di cena tutto il lungomare di Silvi, per l'occasione isola pedonale, è stato preso d'assalto dai turisti, oltre ai mercati e al buon cibo, tanta buona musica. La notte blu dell'Adriatico qui a Silvi Marina prende piede, già c'è moltissimo afflusso di pubblico e molto ancora a venire, perché fino alle 3 avremo animazione, DJ set, artisti di strada. Come ha organizzato questo evento? Innanzitutto permettetemi di ringraziare veramente la collaborazione da parte di tutti, assessori, consiglieri, commercianti, veramente l'impegno, le forze di polizia, la protezione civile, tutti quelli che hanno collaborato veramente alla riuscita di questo evento, soprattutto perché vedo che c'è molta gente, dunque siamo felicissimi di come si è partiti. Un'organizzazione diciamo importante, perché abbiamo chiuso quasi 3 km di lungomare, una città che tutto il lungomare diciamo è stato chiuso al traffico, è un'isola pedonale continua con 5 piazze e con una miriade di artisti che ci intratteneranno per fino alle 3 di questa notte. Siamo veramente soddisfatti e felici. Un'unione di musica, divertimento e anche un modo per ammirare il bellissimo lungomare di Silvi. Ma indubbiamente sì, devo dire che veramente questa sera mi ha sorpreso, a parte l'afflusso, ma veramente la partecipazione di tutti i commercianti che hanno contribuito all'allestimento degli stand. Questa sera, oltre all'intrattenimento musicale in tutte le piazze, l'organizzazione di artisti su strada, veramente tante cose per tutte le età. Questa sera vedo molte famiglie, vedo giovani, vedo persone diciamo meno giovani, ma io dico che sarà sicuramente una notte blu bellissima. Silvi rivive dopo tanto tempo, non ci dimentichiamo che la pandemia ci aveva limitato un pochino nelle attività, e questa risposta del 3 agosto 2022 è una grande risposta per i turisti, per la cittadinanza, per l'amministrazione comunale che ha messo il massimo impegno. Andiamo ancora avanti, giornata di festa ieri per la città di Pianella, che può contare su un rinnovato stadio di calcio. I lavori sono stati eseguiti grazie al bando nazionale Sport e Periferie. Vediamo. Un pomeriggio di sport, un pomeriggio bello per la città di Pianella, perché con questo rinnovato campo si mette la ciliegina sulla torta a quello che è tutta l'impiantistica sportiva del comune di Pianella. Sì, era molto attesa questa giornata di inaugurazione, perché il percorso di rinnovamento dei nostri impianti sportivi vedeva questo manto sintetico di ultima generazione come uno dei punti fondamentali per completare tutta l'impiantistica. Dopo il palatenda aggiungiamo quest'altra innovazione, portiamo ad un livello di fruibilità anche l'impianto di calcio maggiore, la qualità sembra essere restituita dal test di oggi in maniera eccellente, per cui siamo davvero contenti di aver vissuto questa bella giornata, grazie anche al Pescara che ci ha onorato della sua presenza. Ecco, appunto di questo, ragazzi felici nell'avere un nuovo campo da gioco, ragazzi felici per aver visto i propri beniamini da vicino. Ma certo, è stata una bella festa e devo dire che il Pescara l'ha vissuta con l'animo giusto, ha coinvolto tutti i ragazzi della scuola calcio che hanno potuto fare gli autografi e conoscere da vicino i loro beniamini, quindi è stata davvero una bella giornata di festa dove il calcio professionistico si avvicina ai ragazzi e quasi gli fa toccare con mano quello che è il sogno di tutti loro. E questo servizio di fatto ci introduce alla pagina dello sport, che apriamo questa volta con il ciclismo, perché il trofeo di ciclismo Matteotti non si farà, almeno per quest'anno. Sofferta la...
agli organizzatori dell'Unione Ciclistica Fernando Perna e concordata con il gruppo sportivo Emilia che si occupa della parte tecnico e logistica, notizia che era nell'aria da giorni e che è arrivata nelle ultime ore. L'appuntamento con il trofeo Matteotti di Pescara è dunque rinviato al prossimo anno, al 2023. Quella di quest'anno doveva essere l'edizione delle nozze di platino, la numero 75. Il rinvio, hanno spiegato gli organizzatori, è stato dovuto a ragioni organizzative e di tempistiche che non hanno consentito un'adeguata preparazione nel dietro le quinte per la manifestazione che era stata calendarizzata per domenica 18 settembre. Il trofeo Matteotti era già saltato nel 1952 e nel 2009 tra i vincitori della prestigiosa manifestazione, basta ricordare Gino Bartali, Vito Taccone, Felice Gimondi, Francesco Moser, Moreno Argentin e Gianni Bugno, solo per fare qualche nome. Ancora sport, siamo al calcio. Dopo l'esclusione dalla Serie C, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto pubblicherà nelle prossime ore l'avviso pubblico che servirà ad individuare il nuovo progetto sportivo che punterà alla partecipazione dei biancorossi al prossimo campionato nazionale di Serie D. Il bando scadrà il prossimo 10 agosto e verrà istituita una commissione presieduta dall'avvocato Gianni Gebbia che valuterà le proposte che arriveranno. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Sindaco, è innegabile che dopo il giudizio del TAR non ci sia più una Teramo Calcio in nessun campionato né professionistico né dilettantistico, però ci sarà un avviso pubblico per scegliere una nuova società. Sì, il momento è così, l'ordinanza del TAR è chiara, chiude una fase anche di giustizia amministrativa, poi vedremo quali saranno le valutazioni che la società vorrà fare, ma come ho sempre detto non avrei aspettato oltre, non voglio aspettare oltre e quindi partiamo con questa procedura esplorativa, questa manifestazione di interesse di apertura alla comunità per la presentazione di progetti che ovviamente valuteremo. Se partecipasse Spinelli con la vecchia Teramo Calcio? Ma io non so se vorranno partecipare, insomma, è chiaro che come ho detto anche prima in conferenza qualsiasi forma di partecipazione e qualsiasi proposta dovrà avere una struttura diciamo così solida, stabile per poter partecipare, sia sotto l'aspetto ovviamente giuridico e poi valuteremo tutte le proposte che arriveranno, e anche sotto l'aspetto economico, finanziario, quindi non c'è preclusione assolutamente, non ci interessa ecco, il tirare a campare, il sopravvivere per un anno, ci interessa valutare progetti che abbiano una prospettiva lunga e credo che sia anche l'interesse della federazione stessa, cioè progetti credibili, seri, trasparenti e che abbiano appunto una prospettiva di lungo termine per dare una continuità solida e stabile finalmente al calcio teramano. C'è qualcosa che ha fatto e non rifarebbe, perché molti le ricordano quella conferenza in pompa magna di novembre e anche le parole subito dopo il deposito della domanda di iscrizione che forse erano state purtroppo fin troppo ottimisti. Non è la conferenza stampa che cambia le cose, la decisione, la cessione della società era già stata effettuata, quindi non è certo una conferenza stampa che cambia le situazioni. In quel momento c'era un sentimento di forte entusiasmo da parte della città, della comunità per un progetto che comunque veniva presentato come un progetto importante di prospettiva. Sulle dichiarazioni successive all'iscrizione assolutamente no, insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche perché in quel momento si era arrivati formalmente ad un'iscrizione che comunque dava merito a quello che la squadra, che la società, che la città aveva guadagnato e ottenuto sul campo, cioè la Serie C. Evidentemente le carte che sono state presentate presentavano delle imprecisioni, delle pecche, delle imperfezioni, delle irregolarità che poi sono state valutate ovviamente successivamente dagli organi competenti. Queste bocciature importanti che sono arrivate prima dalla Covisoc, poi dalla FIGC, poi dal CONI, infine dal TAR, ci sono i presupposti per un ricorso al Consiglio di Stato? Ma ovviamente io non conosco le carte, i colleghi sono battuti valorosamente, hanno ottenuto una prima sospensiva, poi purtroppo hanno ottenuto un rigetto e diciamo nelle motivazioni del rigetto qualche spunto sul merito è stato fatto che non lascia grosse speranze, però eventualmente insomma, il ricorso al Consiglio di Stato è sempre possibile, dipenderà ovviamente dalle valutazioni che faranno i colleghi.
Ancora calcio, calcio giocato soprattutto in questo caso, parliamo del Pescara che ieri sera nella terza amichevole stagionale precampionato ha battuto il Pianella con il risultato di 9-0, ovviamente biancazzurri che guardano alla stagione che arriverà tra poche settimane, mentre domenica si tornerà in campo per il triangolare del Mariani Pavone di Pineto con la locale formazione e lo spoltore. Queste sono ore importanti per la prossima stagione, infatti si attende la comunicazione per quanto concerne i gironi con il Pescara che potrebbe finire nel raggruppamento meridionale, mentre domani a Roma alle 12.30 presso il Salone d'Onore del CONI al Foro Italico verranno resi noti i calendari del prossimo campionato. Ma noi torniamo alla giornata di ieri, andiamo a vedere il servizio sull'amichevole del Pescara con il Pianella e a seguire andiamo ad ascoltare le parole del presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Sebastiani. Il Pescara, come da pronostico, si aggiudica il match amichevole di Pianella e procede a piccoli passi l'avvicinamento alla nuova stagione nel giorno dell'inaugurazione del nuovo campo sportivo Mario Di Benedetto. Plizzari e compagni vincono la sgambatura con la formazione di Roberto Contini con il risultato di 9-0. In rete Cuppone con una doppietta e poi Meic e Jabouin nel primo tempo e nella ripresa nell'ordine Daloia, Ianes, Lescano, Amore e Veroli. A 25 giorni dall'avvio del campionato non manca il lavoro ad Alberto Colombo che spera di poter avere la squadra praticamente al completo prima di Ferragosto. Nelle prossime ore sono previsti altri arrivi, anche partenze, gran lavoro in questo senso per il direttore sportivo Daniele Dellicarri. Intanto sono arrivati in città il difensore ex Ternana Mattia Boven e il centrocampista Erdis Kraja che hanno firmato il contratto e si sono messi a disposizione del trainer abruzzese. Domenica prossima biancazzurri di nuovo in campo nel triangolare di Pineto al Mariani Pavone contro la locale formazione e lo spoltone. Ci sono le amichevoli ma c'è soprattutto il mercato, insomma tanto lavoro per il direttore sportivo Dellicarri, sono arrivate le ufficialità di Boben, di Kraja, insomma si aspetta Ghion e poi anche Aloy dall'Avellino. Quali sono le ultime notizie, Presidente? I nomi li sapete tutti, quindi questi sono una parte di nomi che sono usciti fuori, che sono i giocatori che ci interessano, però ci vuole del tempo. Adesso noi abbiamo, diciamo che abbiamo quasi un organico completo, manca qualche pedina, c'è tempo, c'è un mese di tempo, dobbiamo non avere fretta, anche perché purtroppo la Serie C, a differenza delle altre categorie, ti danno una lista dove i ragazzi, anche se sono 2002, vanno in quella lista, per cui non è che puoi fare tante operazioni, 24 sono i posti e 24 devi rispettarli. Poi puoi metterci l'addestramento, i giovani, ma sapete tutti che alla fine devi fare comunque prima una squadra che sia competitiva sulla carta. Aloy sembrava fatta, è fatta, cosa manca, Presidente? Ma come diceva il tuo collega, quando si deve far uscire un calciatore che non rientra nei piani tuoi, è chiaro che poi il calciatore deve essere accontentato, quindi è un problema più loro che nostro. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad una cifra che noi riteniamo possibile come impegno, poi dopo è chiaro che devono risolvere prima i loro problemi, noi ci siamo, quindi non è un problema. Arrabbiato per i mancati arrivi di Della Latte e Maiorino che hanno fatto altre scelte, insomma erano due obiettivi primari del Pescara? Ma Della Latte è stato forse uno dei primi giocatori che abbiamo chiesto, ha fatto una scelta diversa, ma ognuno può fare le scelte che vuole, ci mancherebbe, ha deciso di andare in un altro posto, bocca al lupo a lui, ma credo che insomma, se ci dobbiamo fermare ad un giocatore in un mercato così ampio dove ci sono veramente migliaia di giocatori mi sembra un pochettino riduttivo. Sicuramente un ottimo calciatore per la categoria ha fatto un'altra scelta e noi la rispettiamo. Presidente, Delle Monache a breve diventerà un giocatore della Sampdoria, trattativa in chiusura? Sì, c'è questa trattativa che è a buon punto, tra domani o dopodomani vedremo di chiuderla, ma sempre se l'accordo è sempre che il giocatore deve tornare a Pescara. La prima edizione del TG6 finisce qui, vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione come sempre alle 19 e alle 23, vi ricordo anche questa sera l'appuntamento con Velo, grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon pomeriggio.